Onorevole Occhionero, la sua interrogazione mi dà l'occasione per ricordare la funzione sussidiaria che le scuole paritarie svolgono nella società e nell'ambito dell'istruzione, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, secondo quanto previsto dalla legge 62 del 2000. Rispetto al merito delle risorse in favore delle scuole paritarie, già nel mese di marzo ho provveduto alla firma del decreto ministeriale di riparto su base regionale del contributo relativo all'anno scolastico 2019-2020 per le scuole paritarie per un importo di circa 512 milioni di euro. Ricordo altresì che l'articolo 120,6 bis del decreto legge Cura Italia prevede lo stanziamento di 2 milioni per l'anno 2020 per le istituzioni scolastiche paritarie per garantire la didattica a distanza e che il medesimo decreto ha previsto risorse per più di 40 milioni di euro anche per le scuole paritarie pubbliche per gli interventi di pulizia degli ambienti. Nell'avere coscienza della delicatezza della questione, specialmente con riguardo alla tenuta delle istituzioni scolastiche più impegnate nella cura dei bambini della fascia 0-6, sono allo studio del Governo le soluzioni più idonee per scongiurare le nefaste conseguenze cui l'onorevole interrogante ha fatto riferimento, proprio perché coscienti che le scuole paritarie svolgono un ruolo di particolare delicatezza nel nostro sistema di istruzione. Sulla ripresa delle attività scolastiche, ribadisco che il comitato di esperti costituito nell'ambito del Ministero sta studiando varie soluzioni che andranno soppesate e calibrate per tenere conto delle diverse esigenze e istanze, da quelle dei bambini delle scuole dell'infanzia e delle primarie fino a quelle dei maturandi, oltre che condivise con tutto il Governo, il Parlamento, con un lavoro già avviato insieme alle Regioni e agli enti locali riuniti in un tavolo permanente. L'impegno del nostro lavoro molto serio è di non lasciare indietro nessuno, nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie, per supportare in modo concreto tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione. Le recentissime dichiarazioni della ministra Azzolina al Question Time del 6 di maggio segnano chiaramente un punto di non ritorno, un punto dove possiamo dire che la famiglia italiana ha vinto. Sì, la famiglia in Italia ha vinto e ha vinto perché la ministra dichiara che non possiamo lasciare indietro nessuno nel pieno rispetto della libertà di scelta educativa della famiglia. Frasi che erano impensate, insperate fino a ieri. Sappiamo benissimo che la ministra aveva tutta un'altra posizione, con lei tutto il movimento. E in Parlamento c'è un cerimoniale che conta e conta molto. Dopo queste dichiarazioni è partito il plauso del Movimento 5 Stelle, segno che il Movimento approva, il Movimento c'è, il Movimento è d'accordo, obtortocollo è d'accordo. Fino a ieri eravamo di fronte a un Movimento che aveva fatto della scuola pubblica statale l'unica reale scuola e la sua bandiera, la sua cifra elettorale era determinata da un chiaro attacco alla scuola pubblica paritaria, che altro non era se non una scuola privata, un diplomificio e quindi che non aveva nessun valore in Italia. Ecco perché noi dobbiamo guardare a queste dichiarazioni in modo positivo, perché non sono pronunciate da chiunque in qualsiasi momento storico. Queste dichiarazioni acquisiscono e assumono un peso importante perché sono pronunciate da una ministra dell'istruzione che ha una determinata e chiara tradizione, vengono pronunciate nelle aule del Parlamento in un momento politico difficilissimo, dove sappiamo tutti che a causa del coronavirus è gravemente compromesso non solo il pluralismo educativo, ma le fasce più fragili, 1.600.000 gli alunni che non vengono raggiunti dalla didattica a distanza, il rischio della chiusura del 30% di scuole paritarie e 300.000 alunni che si riversano nella scuola statale non soltanto comporta 2,4 miliardi di euro in più per i cittadini,
L'impossibilità di riaprire la scuola statale, sappiamo tutti che l'ex ministro Fioramonti ha chiesto 3 miliardi di euro per ripartire, capirete quindi che un gesto contrario oggi che cosa comporterebbe? Il collasso della scuola pubblica statale e pubblica paritaria. E questo la ministra l'ha capito bene, l'ha capito talmente bene che nella dichiarazione che cosa dice? Dice che il sistema scolastico italiano è integrato, sono parole fondamentali per noi. Si spinge oltre, dice che le scuole paritarie svolgono un servizio fondamentale nella nazione. Quindi ecco perché sono estremamente ottimista, perché dico che le famiglie hanno vinto e la scuola paritaria è stata riscattata e oggi la scuola statale ha un'opportunità, come ce l'ha la nazione. Noi dobbiamo essere in grado di riconoscere questi passaggi, di assumercene non soltanto la vittoria morale, ma anche la responsabilità che questa vittoria morale comporta. Ed io ringrazio le famiglie perché? Perché allora è segno che quando le famiglie scendono in campo e scendono in campo in un modo chiaro, onesto, trasparente, libero, generoso verso la nazione, pongono la politica di fronte alle proprie responsabilità. La politica non può più far finta di niente, non può esimersi. E se fino a ieri abbiamo in questi dichiarato che con gli emendamenti presentati da tutto il centrodestra, ripetiamoli quali sono questi emendamenti, sono tantissimi, ma noi io li ho voluti raggruppare per temi macro. Gli emendamenti del centrodestra che comportano la detrazione della retta pagata dalle famiglie in tempi di Covid, come tetto massimo si utilizza il costo standard di sostenibilità per allievo, che non è una formuletta, è una garanzia per i cittadini, poiché si utilizzano le tasse dei cittadini e noi dobbiamo dare garanzia di dove vanno questi danari, di una scuola pubblica paritaria che non teme il controllo e altresì la pubblicità dei bilanci, come la scuola statale. E abbiamo chiarito che va questa detrazione ad agire nel tempo della dichiarazione, non nell'anno successivo. Quindi determina liquidità per le famiglie che possono scegliere la scuola paritaria a settembre. Quindi coraggio, come tutti gli altri emendamenti, sempre di quest'area politica, che implicano la didattica a distanza o il sanare il precariato. Ma attenzione, c'è stata una grande convergenza anche di una componente del governo importante, il PD e Italia Viva, che nei giorni scorsi non soltanto hanno appoggiato questa linea, ma hanno altresì presentato emendamenti ad incastro perfetti, come l'emendamento 0-6 anni del PD per aiutare la fascia della scuola da 0 ai 6 anni, che è tutta una fascia che ha bisogno di un finanziamento ad hoc per le scuole paritarie, altro la detrazione che probabilmente non aiuta questo comparto. Quindi vedete, c'è una complementarietà di idee e di proposte, come quella di Italia Viva, di un fondo straordinario che serve alle scuole paritarie per scontare la retta, ma sono tantissimi, sono innumerevoli gli emendamenti. Io li ho raggruppati per macro, ma mentre nei giorni scorsi abbiamo visto qualcuno che del Movimento 5 Stelle, comprendendo l'urgenza, perché questo non è un favore per i ricchi, ma è un aiuto per i poveri, perché i ricchi potranno sempre scegliere le scuole paritarie di cui parliamo, che rischiano la chiusura, sono le scuole paritarie che applicano una retta sotto i 4.000 euro, quindi quelle che non tagliano in due la società, quelle che permettono il pluralismo, quelle che permettono il sistema integrato, quelle che permettono alla scuola statale di riaprire a settembre, evidentemente, abbiamo visto alcuni membri rendersi disponibili. Ecco perché allora tutto questo movimento, questa task force che io definisco politica, perché le dichiarazioni dobbiamo pur considerare che hanno un peso, con le parole della ministra Azzolina, chiaramente una ministra pentastellata, chiaramente il Movimento 5 Stelle che applaude, ha fatto un giro di boa, c'è stato un cambio a 360 gradi. Noi oggi, cittadini, abbiamo il diritto e il dovere di tirare il fiato, ma anche di presidiare la situazione e di dirci, dal 19 di maggio, finalmente, questi emendamenti sono reperibili sul sito del Senato, quindi è tutto nero su bianco, nessuno potrà più giocare a nascondino, verranno posti ai voti e se noi prima della dichiarazione della ministra Azzolina potevamo sperare in una maggioranza numerica,
stile tipico di Aldo Moro, cioè la conta dei voti del centrodestra, del PD e di Italia Viva, noi oggi, dopo quelle dichiarazioni, dobbiamo aspettarci la maggioranza politica, cioè che tutti votino a favore di quegli emendamenti. E non ci saranno scuse, perché quelle dichiarazioni le abbiamo sentite, altrimenti sarebbe il più grosso bluff della storia. Ma un bluff che, vedete, non sarebbe soltanto un bluff morale a questo punto, sarebbe un danno economico grande per la nazione, ricordiamolo. Non aiutare questo comparto oggi vorrebbe dire danneggiare gravemente i poveri, avviarci verso un sistema sempre più dinastico, sempre più classista, regionalista e discriminatorio, iniquo. Perché se già oggi con la didattica a distanza questi elementi vengono fortemente potenziati, la chiusura di quelle scuole, la migrazione di 300.000 alunni verrà pagata dai poveri, perché aumenteranno i ragazzi che non potranno andare a scuola, aumenterà la dispersione scolastica, i cittadini dovranno pagare 2,4 miliardi di euro quel comparto, 3 miliardi di euro richiesti dal ministro Fioramonti sono impensabili, quindi ne verrebbe gravemente danneggiato il povero. Nessuno oggi, in tempi di coronavirus, vorrebbe condannare la nazione ad essere guarita, ma a negarle un futuro e una vita di stenti. E concludo. Evidentemente chi nelle aule del Parlamento nei prossimi giorni si porrà la legittima domanda: c'è o non c'è la copertura finanziaria? Noi cittadini sappiamo, peraltro sono stati presentati anche degli studi scientifici, non ultimo proprio della copertura, in questo capitolo lo potete trovare sul sito ildirittodiapprendere.it. Che cosa succede? La copertura c'è, e come se non c'è? Perché? Perché onorevoli, carissimi deputati e senatori di tutte le aree politiche, standovi a cuore questa faccenda qui, voi sapete che la copertura finanziaria c'è, perché a fronte di una spesa cash di settembre di 2,4 miliardi più 3 miliardi di euro che siete consapevoli non esserci e non poter aumentare le tasse ai cittadini, siamo consapevoli che se la scuola a settembre non riparte, non riparte il paese, perché i genitori non riescono a lavorare, non riparte l'economia e l'Italia sarebbe destinata ad una vita di stenti. Quindi sapete benissimo che la copertura a fronte di queste cifre c'è. E alla famiglia concludo ringraziandola fortemente, come ringrazio fortemente la Chiesa, la CEI, l'USMI, la CISM, che sono scese accanto alla famiglia e attorno a loro tutte le associazioni, chiarendo finalmente una volta per tutti verbalmente che la scuola paritaria non vuole soldi per sé, che è già altamente indebitata per servire la nazione, e ha lanciato un allarme chiedendo un aiuto con quel gesto di responsabilità che si confà a chi sa che sta servendo la patria, e quindi un aiuto reale alle famiglie. Queste dichiarazioni, signori, sono molto importanti, perché nella vita, vedete, i cambiamenti avvengono prima perché cambia il pensiero, poi cambia la parola e ne seguono i fatti. Grazie a tutti.